Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Motorola Moto E, nuovo entry level della casa alata. Vediamo le caratteristiche e cosa contiene la confezione. Cominciamo proprio dal contenuto della confezione, andiamo ad aprirla qua lateralmente. Troviamo nella parte superiore solo il terminale che poi andremo a vedere, e la pellicola che era preapplicata io adesso ho tolto. Andiamo ad aprirla e troviamo solo in questa versione italiana il cavo dati, né caricabatterie né auricolari, auricolari che sono presenti nella versione dual sim o comunque in versioni diverse da quella italiana. Poi manualistica rapida e nient'altro. Riprendiamo il terminale, andiamo a vedere prima di tutto cosa c'è sotto la scocca che si può aprire facendo leva qua sotto dove c'è l'ingresso micro USB, scocca molto ben assemblata e molto difficile da aprire, bisogna fletterla molto, speriamo che non si rompa. E qui dietro troviamo lo slot per la micro SIM e per l'espansione di memoria micro SD che va ad espandere i soli purtroppo 4 GB che equipaggiano questo smartphone. Qua sotto è integrata e non removibile la batteria da 1980 mAh. Andiamo a richiudere la scocca, che si richiude invece molto facilmente. Andiamo a vedere come è fatto questo Motorola Moto E. Allora, sul lato destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, blocco sblocco e il bilanciere del volume. Tra l'altro molto bella questa curvatura data alla scocca. E sul lato inferiore abbiamo solo la presa per la micro USB, lato sinistro pulito, lato superiore che vede un secondo microfono e il jack da 3,5 per le cuffie, lato anteriore che vede qui la capsula auricolare, qua nascosto anche un LED di stato e di notifica e il sensore di luminosità e prossimità. Qua nel lato inferiore, dietro questa altra griglia, abbiamo l'altoparlante di sistema, quindi posizionato anteriormente, e il microfono principale. Andiamo a girarlo. Dietro la camera da 5 megapixel a fuoco fisso e senza nessun tipo di flash LED, cover posteriore gommata e opaca, molto piacevole al tatto. Non abbiamo la camera frontale. Le dimensioni sono 124.8 x 64.8 x 12.3 mm di spessore, 142 grammi di peso. Il display è un'unità da 4.3 pollici con risoluzione 960x540 pixel e densità di pixel da 256 ppi. Andiamo ad accenderlo dunque per vedere illuminato questo display del quale vi ho parlato. Teniamo premuto qua il tasto di accensione. Ecco fatto. Intanto vi dico che il processore che equipaggia questo Moto E è lo Snapdragon 200 dual core 1.2 GHz con GPU Adreno 302 Cortex A7. Abbiamo poi come dotazione ovviamente il Wi-Fi BGN, il Bluetooth 4.0 Low Energy, quindi smart per poter usare gli indossabili, GPS con GLONASS, tecnologia radio 4 bande GSM HSPA a 21 megabit per secondo, e accelerometro, giroscopo e i vari sensori di cui ho parlato prima. Non c'è l'NFC, non c'è il modulo LTE, e uno smartphone che ha un prezzo base di 129 euro, che riteniamo molto interessante e che proveremo a fondo. Vi do appuntamento alla recensione nei prossimi giorni. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.